Io vorrei iniziare una serie di riflessioni che intitolerei Tutti contro tutti. È la condizione che noi troviamo oggi in quella che viene definita democrazia, ma è una presunta democrazia occidentale. Tutti contro tutti. Ma che purtroppo è una situazione particolare caratterizzante della nostra Italia, della nostra società. Non peraltro noi siamo calpesti ed erisi, perché, dice l'inno di Mameli, non siamo popolo, siamo perennemente divisi. Ora, questo essere tutti contro tutti non porta a nessun risultato positivo, perché perdiamo una quantità di energie, per scontrarci. Non incontrarci, scontrarci con gli altri e tutte queste energie non le mettiamo a buon segno per realizzare qualcosa di positivo, ma solo per distruggerci a vicenda. E in questa prospettiva, tutta o una buona parte della stampa, assieme ai politici, si trova nella condizione di continuare a soffiare sul fuoco con delle notizie parziali, con notizie menzognere, con notizie gonfiate, con notizie inventate, capite? Con dei presunti problemi che in realtà non esistono o sono di una importanza marginale per camuffare i veri problemi della nazione. Oggi io vorrei fermarmi su quello che ha dichiarato al Parlamento un uomo che io ho sempre stimato, perché indubbiamente è un uomo preparato culturalmente, artisticamente, ha i suoi doni, ha le sue capacità, è un laico che ha sempre detto quello che ha detto in una prospettiva culturale. In modo misurato, anche se spesso si perde in violenze verbali che potrebbero forse qualche volta essere contenute. Però anche un personaggio come questo, nel momento in cui vede minato un privilegio dei parlamentari, in questo caso la riduzione dei parlamentari, ecco che interviene. E la sua cultura, la sua preparazione, non gli servono a nulla e neanche la sua laurea in filosofia. Cioè, ci presenta dei ragionamenti e delle tesi strampalate. Perché? Ma perché si sta difendendo l'indifendibile, si stanno difendendo dei privilegi che il popolo italiano non vuole. Vediamo un po' che cosa ci dice. A questo proposito, l'onorevole Sgarbi. Stiamo sempre nella prospettiva di quella votazione palese per la riduzione di 300-400 unità nel Parlamento e nel Senato italiano. Sono anche assolutamente certo che se il voto segreto fosse ammesso, il risultato sarebbe l'opposto. Il voto palese serve al ricatto di un governo che utilizza il Parlamento per confermare una maggioranza. Dunque, Sgarbi dice, sostiene risolutamente che il voto nascosto avrebbe portato dei risultati differenti. Una cosa molto triste, sostiene un ricatto. Quindi, considerando che gli italiani, in una prospettiva dell'80%, se non di più, vuole una riduzione dei costi della politica. Ricordiamoci che l'altro 20% è costituito da italiani che non si pronunciano oppure da italiani che sono direttamente interessati economicamente affinché le cose restino come sono. Nel momento stesso in cui noi parliamo di democrazia e non teniamo conto che la stragrande maggioranza degli italiani vuole una riduzione dei costi, non possiamo parlare di ricatto. Sarebbe l'espressione della democrazia.
E se i parlamentari in un voto segreto veramente si sarebbero presentati e pronunciati in modo differente, la cosa sarebbe ancora più grave, perché denuncerebbe l'ipocrisia innata e gli interessi personali che determinano ormai da decenni e decenni le decisioni dei nostri parlamentari. Si parla di ricatto perché non si tiene in considerazione il vero senso della democrazia, ma vengono messi al primo posto gli interessi personali. È evidente che in questa prospettiva il PD vota per la riduzione. Perché? Perché teme che i 5 Stelle stacchino la spina. Vuol dire andare a votare, vuol dire far vincere, in base ai sondaggi, la destra, la centrodestra italiana, così definito. Io, con tutta onestà, non vedo nella Lega un atteggiamento di destra. Però questo è un altro. Usiamo i termini che comunemente vengono utilizzati. Poi c'è ancora un altro ricatto visto nella prospettiva degli interessi personali, che è quello che i 5 Stelle potrebbero sempre presentare agli italiani nel momento in cui un partito dicesse di no. Sono contrario, per cui i 5 Stelle presenterebbero all'elettorato italiano le posizioni di Tizio e di Caio di Sempronio. Dire: vedete, noi abbiamo tentato di ridurre la spesa dei partiti, della politica, non ci siamo riusciti perché quel partito non ha voluto. Allora ecco il secondo ricatto rivolto a tutti i partiti, secondo la prospettiva di Sgarbi, che è una prospettiva di interesse personale. Però capite che vedere le cose in questa prospettiva è tristissimo, è una cosa veramente triste. Speriamo che non sia così, che non sia almeno per tutti i parlamentari così. Si concede a una banda di parlamentari senza titolo e senza diritto, non eletti ma nominati, e il cui unico rappresentante non è il Parlamento e si chiama Grillo. E qui di nuovo un debordare nei termini, cioè noi abbiamo più di 200 parlamentari eletti dal popolo, dire che questi non sono stati eletti ma semplicemente nominati è un insulto al popolo, un insulto gravissimo. Cioè il popolo italiano sarebbe un popolo di deficienti. Io nella penultima consultazione, che fu quella che determinò il Parlamento italiano, votai 5 Stelle, ma certamente il mio voto non ebbe mai un riferimento a Grillo, ma un riferimento agli obiettivi dei 5 Stelle, a parte il reddito di cittadinanza che non condividevo. E vedevo nei 5 Stelle la possibilità finalmente di una riforma dalla parte alta della politica. Era l'unico partito che si muoveva in questa direzione. È vero che poi alcuni altri partiti gli sono andati dietro, però l'iniziativa contro i vitalizi, contro il numero dei deputati e dei senatori, sugli stipendi, eccetera, 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 è stata una battaglia che ha portato avanti 5 Stelle fin dal primo momento. Attenzione che io non sto prendendo le difese di 5 Stelle, io sto facendo un'analisi politica della situazione, perché se oggi dovessi andare a votare non voterei più 5 Stelle, poi vedremo anche il perché. Tuttavia, capite come sia grave un'affermazione di questo genere? Abbiamo più di 200 deputati là di 5 Stelle, ci sono milioni e milioni di italiani che si sono pronunciati in questa direzione. Ora, questi italiani sarebbero tutti delle marionette. Capite che è lo stesso ragionamento che ha fatto il PD quando il Centro Italia si è pronunciato contro il PD. Cosa ha detto il PD? Sono tutti ignoranti. Allora, il Centro Italia, quando votava PD, era un popolo intelligente. Nel momento in cui si è pronunciato a favore della Lega, è diventato un popolo di ignoranti. Il fatto di dare degli ignoranti agli altri, nel momento stesso in cui questi altri non condividono la nostra idea, è la povertà di argomenti, ma è un tipico atteggiamento della sinistra intellettualoide e radical chic. Mi dispiace che questo atteggiamento sia finito anche
nella prospettiva dell'onorevole Sgarbi, che non si è mai identificato con la sinistra. Vediamo. Però quando ci sono da difendere i propri interessi personali si fa di tutto, anche le capriole. Si consente di fare uno stupro di questo Parlamento. Stupro che ricorda quello che è avvenuto nella casa dove Grillo ha riunito le forze politiche. Di moderare i toni, no, chiaramente. Lo stupro è un dato di fatto, è un dato giudiziario, è un'inchiesta che non è come quella della motoretta su cui è andato il figlio di Salvini, su cui si è parlato per qualche mese. Vedete poi quando si è accorto di argomenti, ed è un atteggiamento tipicamente della sinistra, quando si è accorto di argomenti si vanno a spulciare le questioni familiari, si entra nella famiglia dell'avversario e addirittura le disgrazie, perché avere un figlio che commette uno stupro è una disgrazia, viene portata a galla. Guardate che questo è l'atteggiamento di chi è corto da argomenti. Evidentemente è stata la sinistra a incominciare per questa strada, quando è stato messo in ballo il figlio di Matteo Salvini. Però qui stiamo, capite, cadendo molto in basso. La politica entra nelle famiglie, entra addirittura nelle camere da letto per trovare, visto che non ha ragioni sufficienti, delle ragioni fittizie per combattere l'avversario. Voi sapete come contro Salvini addirittura si pose il direttore o vice direttore che sia di Radio 2, della RAI, la RAI, quella che noi paghiamo con le nostre tasse, fino a augurargli il suicidio, il God Learner, fino a augurargli la morte. D'altra parte siamo sullo stesso livello di Sgarbi, che anni e anni fa aveva augurato la morte al suo professore, al suo maestro, il professor Zeri. Sono atteggiamenti brutti. E capite che per questa strada noi non concludiamo nulla. Andare a cercare nel passato del ministro della pubblica istruzione, che io continuo a chiamare istruzione perché posso poi metterci il D di Domodossola davanti e chiamarla di istruzione, quello che ha scritto qui online 3, 4, 5, 6 anni fa, ma non serve a nulla. Andare a cercare gli scheletri nell'armadio per delegittimare qualcuno, o lo si vuole delegittimare, come abbiamo detto prima, tacciandolo di ignoranza. Non è così che ci si confronta. Ci si confronta sui problemi, non con l'insulto, non con gli auguri di morte. D'altra parte, a questo punto siamo nel tema. C'è da pensare un momentino a questi presunti padri della patria, a questi presunti espressioni di libertà e di democrazia. Grillo non è riuscito ad educare un figlio e vorrebbe educare un'intera classe politica, vorrebbe educare gli italiani? E Sgarbi, che cosa dice a proposito della sua triplice paternità? A parte che in altre particolari situazioni si è definito padre di 40 figli sparsi per il mondo. Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre. Non mi diverto a fare il padre, però sono contento che i ragazzi siano venuti così bene. Ma vi rendete conto? Questa gente che vuole essere padre della patria e non riesce a formarsi una famiglia e non riesce ad educare e dice io non voglio fare l'educatore, ma che ci stai a fare allora lì del Parlamento? Io non ho voluto una famiglia, ma perché hai messo al mondo dei figli? Non sei un ignorante, non sei un povero sprovveduto, come a volte si potrebbe pensare della povera gente. Perché mi hai messo in mondo dei figli per poi non seguirli? Ma allora veramente sono migliori quelle famiglie dove ci sono due uomini o due donne. Piuttosto che abbandonare il figlio a se stesso
E questa gente vuole dare un tocco di cultura, vuole formare una Italia da capo a piedi, quando non è riuscita ad educare, quando non è riuscita neanche a realizzare una famiglia, ma ha messo addirittura al mondo dei figli per negare a loro una paternità presente e responsabile. Attenzione quindi a che uomini politici noi abbiamo là in Parlamento. Con il potere dell'intimidazione che ebbe soltanto Mussolini, quando ridusse il Parlamento da 538 a 400 deputati, voi ricattate il PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, i quali devono dire con voi: sì, riduciamoci, non c'è una categoria al mondo che si riduce la pensione, che riduce il vitalizio, che riduce lo stipendio, che riduce la propria quantità, non si è mai visto al mondo. A parte le ripetizioni, no? Perché a un certo punto, quando uno non ha ragioni sufficienti, continua a ripetere sempre le stesse ragioni all'infinito. Ma qui mi sento dire da professor Sgarbi, vedete che non è sufficiente avere una laurea in filosofia, se poi questa laurea rimane nel cassetto. Sgarbi ha una laurea in filosofia, il nostro ministro della pubblica istruzione o di istruzione che sia ha una laurea in filosofia, ma vengono fuori delle considerazioni che sono strampalate. Dice Sgarbi: io non ho mai visto una categoria che si riduca lo stipendio, che si riduca il vitalizio, che si riduca le pensioni. Ah, caspita, è proprio per questa ragione che sono scoppiate le rivoluzioni. E le rivoluzioni hanno contato non uno, due, tre, ma milioni e milioni di morti. Vi ricordate? Vi ricordate le classi privilegiate, che normalmente erano, parliamo di storia contemporanea e storia moderna, erano le classi del clero e dell'aristocrazia. Costoro non hanno mai voluto ridurre i propri privilegi, non li hanno mai riconosciuti, non capivano il perché un terzo stato, un popolo lavoratore, degli operai, dei contadini, vuole essere un cambiamento, e sono rimasti fermi nelle loro posizioni. Così è scoppiata la rivoluzione francese, così è scoppiata la rivoluzione russa, così è scoppiata la rivoluzione cinese, così è scoppiata la rivoluzione inglese. Ma pensate agli Stati Uniti d'America, queste colonie inglesi che chiedevano solamente di essere trattate come la madre patria, volevano riconoscere, riconoscevano la monarchia inglese, però dateci una libertà, dateci gli stessi diritti dei cittadini della madre patria. Niente, l'Inghilterra non ha voluto, ci fu una guerra, quanti morti. E proprio per non voler riconoscere questi privilegi e dire: io non ho diritto a questi privilegi. Ma vedete, a quel tempo si poteva ancora parlare di diritto divino, quindi io sono baciato da Dio e la mia realtà monarchica, aristocratica è stata voluta da Dio, il sangue blu. Oggi stiamo parlando di democrazia. Come a un certo punto è possibile continuare a chiudersi ai veri problemi dell'Italia? Perché io, parlamentare, devo usufruire di un ristorante a 50 stelle? Ma prova a venire nella mia scuola, erano in 500 alunni più più gli insegnanti, non avevamo neanche una mensa. Ma dopo 5 ore di scuola, quando si doveva rimanere per il pomeriggio, si faceva arrivare la pizza da fuori, si facevano arrivare i piatti pronti, gli alunni ritornavano in classe senza igiene, altro che le merendine, gli zuccheri e le bevande gasate, senza gli armadietti per ogni alunno, senza potersi lavare le mani dopo 5 ore di scuola. E perché voi dovete avere dei ristoranti super classificati? Siete differenti? Gli italiani hanno dei problemi che sono gravissimi. Proprio coloro che lavorano maggiormente non sono tutelati. E io ogni tanto, da parte di certi miei alunni, ex alunni, che mi vengono a trovare,
conosco delle situazioni che sono terribili. 4-5 giorni fa è venuta un'alunna, ha sposato un'alunna, un'ex alunna, ormai è mamma, è vicino alla cinquantina, ha sposato un imprenditore agricolo, avevano una quindicina di operai, a causa delle tasse, a causa di operatori all'ingrosso che non hanno pagato al momento giusto, sono finiti nella miseria, con centinaia e centinaia di migliaia da dare, di euro da dare allo Stato. Lo Stato ha ipotecato tutto, ha ipotecato anche la casa che aveva costruito il papà, il muratore, in defesso di questa mia ragazza, di questa mia ex-alunna. Non basta, loro vivono in una regione meridionale, di notte sono arrivati, hanno divelto con il trattore i cancelli, hanno rubato tutte le macchine e nessuno sa niente. Ma quali diritti del cittadino lavoratore vengono rispettati? Che ci sta a fare l'esercito? Che ci stanno a fare i militari, la polizia, i carabinieri? E i più furbi hanno sempre ragione. Fregano i lavoratori, li rovinano quando non è lo Stato a non pagare il dovuto o a pagare in ritardo, perché è avvenuto anche nello Stato. Quando non è lo Stato a mettere in condizione degli ex lavoratori che hanno lavorato magari per 30-35 anni senza pensione e senza stipendio. E questi pensano ai propri diritti, ai propri privilegi, ai numero dei... Ma un'altra alunna, questa però è un fatto che conoscevo ormai da anni, il papà è elettricista, ha qualche anno più di me, ha lavorato tutta la vita, ha pagato sempre le tasse, con gli anche lì chi doveva pagare non ha pagato, è finito in fallimento. Allora per non licenziare i propri operai continuava ad assegnare loro gli stipendi, però si era fermato a pagare i contributi perché non ne aveva il denaro. Viene addirittura processato, di nuovo tutta ipoteca, di nuovo i suoi magazzini depredati dai ladri, al punto che quest'uomo ha messo, dice, io non vado più a vedere quello che ho fatto, perché dopo aver lavorato tutta la vita a vedere uno scempio di questo genere, ha messo solo un cartello dicendo ai ladri, non entrate neanche più, perché guardate che non c'è più niente. Ma arriviamo a questo punto, ma i diritti dei lavoratori, pensate a cosa è venuto fuori all'inizio degli anni 2000, appoggiato da una sinistra traditrice, venne da parte di Monte triplicato quello che veniva chiamato ICI, diventa IMU. C'è gente che ha dentro i propri alloggi delle famiglie che non pagano e non puoi farci niente. Voi mi direte, ma non possiamo buttare per la strada della gente con dei figli disoccupati. È vero, avete ragione, ma deve intervenire lo Stato a questo punto. Tu non puoi pretendere che il proprietario di un alloggio non riceva il dovuto mensilmente, paghi, debba pagare le spese condominiali, in più deve pagare le tasse allo Stato e tu Stato non fai niente. Se c'è una famiglia che si trova veramente in queste difficoltà, devi intervenire tu. Evidentemente non lo si può buttare in strada, ma non puoi far ricadere sugli italiani. Questi sono i diritti, non i diritti di una classe privilegiata, di una categoria. Questa incapacità di leggere la storia è gravissima, perché come abbiamo detto, poi ci sono le rivoluzioni. E fate attenzione, che non è che l'Italia sia vaccinata contro qualsiasi tipo di rivoluzione, basta che arrivi un uomo, non è necessario che sia acculturato, basta che arrivi un uomo che abbia la capacità di trascinare le masse e non sia come Salvini, che non è mai stato né razzista né violento, sia violento e razzista, qui cominciamo a contare i morti per la strada. Eppure gli interessi personali, chi ha il privilegio non capisce in che baratro noi rischiamo di cadere. Allora, in questa logica, noi siamo qua a celebrare un funerale di un Parlamento che fu, negli anni della sua storia, un Parlamento democratico con rappresentanze reali, e invece è la seconda volta che io partecipo e sono l'unico a votare contro a un suicidio non assistito. Capitolo del 93, con l'immunità parlamentare.
Non c'è più l'immunità parlamentare, l'abbiamo cancellata. Allora, il suicidio di un Parlamento per aver ridotto i parlamentari di 300-400 unità. Ma proviamo a vedere con dati alla mano come si presentano gli altri parlamenti che non sono italiani. Allora, l'Italia ha 55 milioni di abitanti, adesso milione più, milione meno, non stiamo lì. I deputati, Camera dei Deputati, ha 630 membri, 322 i senatori. USA, gli Stati Uniti d'America, hanno 6 volte il numero degli abitanti, sono in 321 milioni. Eppure, invece di avere 322 senatori, ne hanno 100. La Germania, che ha 82 milioni di abitanti, ne ha 69 senatori. Non so se rendo l'idea. La Spagna, che ha 47 milioni di abitanti, invece di avere 322 senatori, ne ha 264. Invece di avere 630 deputati, ne ha 350. Ma allora, tutte queste nazioni sarebbero nazioni non democratiche, perché non hanno un numero di deputati e senatori quali sono presenti nel Parlamento europeo. Non è vero che le minoranze vengono in questo modo non rappresentate, è ora di smetterla, di portare avanti delle minoranze che sono una frantumazione della rappresentanza parlamentare. Non ci si riesce più a mantenere d'accordo. Quando è ora di votare ci sono centinaia e centinaia di nuovi partiti. Ma che senso ha? Non è possibile poi più mettersi d'accordo, e poi vengono fuori i giochetti di palazzo, del do ut des, sempre in riferimento ai privilegi, ai vitalizi, agli stipendi che sono di privilegiati. Uno, per garantirsi quei 5 anni e quello che verrà dopo, è disposto a ogni tipo di prostituzione. Ma diciamo anche un'altra cosa. Si sta parlando di un Parlamento glorioso, dice Sgarbi. Io non ci vedo nessuna gloria. Non ci vedo nessuna gloria perché negli anni, fine anni 60, 70 e 80, il Parlamento fu in mano ad un gruppo di partiti che lo tennero senza la possibilità di ricambio, senza la possibilità di democrazia. Ne abbiamo parlato altre volte, era i socialisti, i socialdemocratici, i repubblicani, Democrazia Cristiana, a volte si aggiungevano i liberali. Non c'era possibilità di ricambio, quella non era democrazia, non è essere gloriosi. E quel Parlamento, e poi ne seguì un altro nel quale io speravo un cambiamento, ma anche lì non si ebbe, che cosa determinò? Determinò un debito pubblico spaventoso, una giustizia farraginosa, dove per avere giustizia si deve aspettare un numero enorme di anni. Ben contenti i nostri parlamentari, perché poi i procedimenti giudiziari entrano in prescrizione. Dove si distrusse la scuola, dove avvennero delle cose terribili, dove si incominciò a pompare, ingrossare questi privilegi sempre di più. Li abbiamo visti, no? Li abbiamo visti che sono partiti con la Costituente, le retribuzioni dei parlamentari pressappoco vicine alle retribuzioni medie di un lavoratore italiano, e sono schizzate a 15 volte tanto. A 15 volte tanto, una vera e propria pazzia, e questo sarebbe un passato glorioso. Io non ci vedo niente di gloria, ma assolutamente non ci vedo niente. E poi, Mani Pulite, si è scoperchiato il vaso, si sono viste di che lacrime e grondie, di che sangue, direbbe il Foscolo riferendosi al Machiavelli, che cosa stava succedendo in Italia. E di nuovo Sgarbi allora ebbe a votare contro la soppressione dell'immunità. È chiaro che chi è stato accusato ed è stato trovato con le mani nel sacco, come può essere stato processato qualcuno di truffa e di falso, è evidente che anche lì vuole avere il privilegio di non sottostare alle regole dei comuni mortali e non essere processato. È grave.
di nuovo pretendere in un regime democratico questo privilegio di fronte alla magistratura. E quando poi non si riesce più a dare delle motivazioni sufficienti, ecco che si arriva alle convulsioni. Te anche, parlo per collega, te. Si rivolga alla presidenza. Collega Sgarbi, si rivolga alla presidenza. Collega. C'è categoria che decide di ridurre la sua rappresentanza in nome della richiesta, con la boria che avete sentito del ministro degli esteri, finalmente abbiamo ottenuto quello che volevamo, gli abbiamo dato il vitalizio. Non si sono però ridotti gli stipendi. Quelli che oggi sono qua abusivamente, gli stipendi li prendono, rinunciassero ai loro, andassero a votare, vedessero quanti sono, collega. Altro che. Di nuovo ripetuti gli stessi argomenti, che sono addirittura folli. Di Maio che cosa ha detto? Ripeto, non voglio difendere 5 Stelle, abbiamo ottenuto quello che ci avevamo proposto. E cosa c'è di male? Di Maio si è proposto alcune cose. Io ho capito qual è la sua politica. Attenzione però, caro Di Maio, che i tuoi parlamentari hanno già gustato il piacere dei privilegi e probabilmente qualcuno ci sta facendo già un pensierino di cambiare settore. Qualcuno è già passato a Fratelli d'Italia, qualcuno è passato già forse alla Lega o ha intenzione di passare. Perché è chiaro, quando uno si abitua a mangiare sopraffino non si adatta più a pane e cipolla. Di Maio ha semplicemente detto: abbiamo ottenuto quello che volevamo. Non penso che non si possa condividere un progetto di questo genere e una conclusione. È una conclusione di una lotta politica. E ho capito anche, ripeto, qual è il metodo di Di Maio. Io mi alleo anche con il diavolo pur di raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato. Fatto bene, ha fatto male, non lo so. Fatto sta ed è che di nuovo Sgarbi invita addirittura i 5 Stelle ad andare a votare, perché sappiamo che i 5 Stelle dai sondaggi questo partito si è ridotto del 50%. Però è singolare questo atteggiamento di Sgarbi, che sotto un profilo della logica giustamente dice: andiamo a votare così risolviamo definitivamente questi pasticci che stanno capitando in Parlamento. Perché capite che l'alleanza 5 Stelle PD è un'alleanza spuria. Però, sotto un profilo costituzionale, fino a quando c'è una maggioranza in Parlamento, non c'è l'obbligo di andare a votare. Però, stranamente, Sgarbi vorrebbe il voto degli italiani per cambiare la situazione del Parlamento, ma nel momento in cui gli italiani all'80% e più vorrebbero una riduzione delle spese della politica, ecco che automaticamente gli italiani diventano dei poveri deficienti che non sono all'altezza della situazione. D'altra parte, vi ricordate che ci fu un referendum che annullava del tutto la sovvenzione ai partiti e i politici ebbero a bypassarlo, quindi a non rispettare la volontà del popolo, una cosa gravissima. E Sgarbi riconferma di nuovo questo atteggiamento, che non è assolutamente democratico. Cioè, sostanzialmente, non è, tu non puoi dire, cioè, sei democratico quando dici quello che dico io. È l'atteggiamento del PD, che sta passando nelle vene anche degli altri rappresentanti parlamentari. Quando non dici come dico io, tu non sei più democratico, ma è pazzia buona. Questa è una democrazia fascista. Questo è il vero fascismo. Adesso ascoltiamo l'ultima riflessione di Sgarbi, che è la più grossa, anche perché cita la signora Polverini. Che rende questa azione di oggi fuori della democrazia, nella finzione che essa rappresenti invece un atto che il popolo chiede. Bisogna votare sì, dice Polverini, tira un vento nel paese che non ammette riflessioni, resistenze, pensieri ostili. Dobbiamo piegarci. Non andiamo a votare?
però ci pieghiamo l'ipotesi che il paese voglia la riduzione dei parlamentari, cioè vogliono avere rappresentanti, intere regioni saranno senza rappresentanti. E purtroppo di nuovo vengono ribaditi alcuni argomenti che cui abbiamo già risposto, è inutile che noi rispondiamo, ci ripetiamo all'infinito come sta facendo Sgarbi, perché chiaramente non ha più freccia al suo arco. Ma la cosa interessante è che si rifà alla Polverini e parla di un'ipotesi, l'ipotesi che gli italiani, no, sappiamo che gli italiani sono contrari a queste spese, e c'è stato anche un referendum. In ogni caso, l'esempio della Polverini e l'esempio di Sgarbi è la più terribile violazione alla democrazia. Che cosa intendo? Intendo che la Polverini, ad esempio, è stata governatore del Lazio, appoggiata dal Popolo della Libertà, votata, eletta tra le file di Forza Italia. A un certo punto cosa fa? Passa al partito nuovo fondato da Renzi. Questo è capitato più di una volta. Chi ebbe a votare nel 94 Lega Nord, e Lega Nord si era presentato con il centrodestra e poi Bossi passa al PD. Chi ebbe a votare poi nel 2012-14 Forza Italia, e poi Forza Italia appoggia il governo tecnico, e poi ci sono i Verdini di Alfano che passano al PD, e quando oggi c'è chi, come sono stato io, ha votato 5 Stelle, che sempre ha detto il PD è il male assoluto, e poi adesso si allea col PD e governa col PD, col mio voto, tradendo il mio mandato. Questo è il tradimento della democrazia. Non può un deputato cambiare bandiera e venir meno al mandato. È vero che la nostra è una democrazia parlamentare, ma si deve rispettare la volontà dell'elettore, altrimenti non è più una democrazia parlamentare. E ritorna nuovamente la mia tesi, per cui io dico: non ci troviamo in democrazia. E non ci troviamo neanche in partitocrazia. Una volta almeno si poteva pensare alla partitocrazia, un'ideologia, un ideale. Ci troviamo in idiotecrazia. Altro che il conflitto di interessi di Berlusconi. Qui sono tutti presi nel conflitto di interessi. E il conflitto di interessi porta ad essere tutti contro tutti. E tutti contro tutti non risolveranno mai i veri problemi italiani. Non risolveranno né i costi della politica, né quell'elettricista che è rimasto senza niente, né quel lavoratore agricolo che si vede ipotecato tutto per responsabilità altrui, né di quel proprietario di appartamento che ha un appartamento occupato e comunque deve pagare spese condominiali e tasse. E gli italiani non sono contenti. Non possono essere contenti di questa condizione. Non peraltro, ma non se ne parla mai, l'onorevole Sgarbi, ma guardate anche i rappresentanti di tutti gli altri partiti, nessuno dice che il partito di maggioranza in Italia è il partito degli astenuti.